Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Venezia, località Le Zitelle Giudecca, e stiamo suonando il campanello della famiglia di Marco. Stiamo entrando in casa di Marco e di Alessandra con i suoi bellissimi 5 figli e un gatto meraviglioso. Io ho fatto cameriere, ho fatto altri mestieri come muratore, elettricista, idraulico e ho bisogno di un lavoro. Cosa prova una mamma quando si alza al mattino e non aver niente, e tuo marito mi ha detto guarda che non ho neanche da mangiare? Niente, pensi come fare a dare da mangiare a questi bambini, penso di trovare un altro lavoro perché lui non riesce a trovarlo, però non è vero che non è facile trovare. Tu hai il più grande che ha un problema di salute molto grave. Sì, che ha distrofia muscolare e dipressia. E perciò anche i costi per curarlo? Ci vogliono tanti. Tuo papà mi ha detto di questa grave malattia che tu hai, però io ti vedo che tu hai voglia di lottare e di combattere. Sì. Cioè, secondo te, che giri per gli ospedali, che vai, cos'è che secondo te va tutto bene? Oppure vorresti qualcosa di più quando giri per questi ospedali? O secondo te abbiamo dei buoni ospedali? Buoni ospedali? Abbiamo dei buoni ospedali. Sentite, cosa dice Meteo? Ti senti protetto quando hai curato? Sì. Avete sentito? Perciò per me è una buona cosa questa. E io ti prometto che ti staremo vicino, sai, Meteo. Cari telespettatori, anche questa settimana, grazie, grazie. Servivano questi soldi? Sì, servono. Sì. Perché dicono, ma insomma, cosa vuoi, tamponi un attimo, però secondo te cosa vorresti dire? Io ringrazio tutti quanti proprio per l'aiuto che ci state dando. È un aiuto importante. Sì.